grazie della presentazione, grazie a tutti voi per essere qui presenti, sono contento di essere in mezzo a voi e di parlare proprio di questi argomenti, sono anche curioso di, perché ogni incontro è anche un momento di arricchimento anche per chi parla e di sentire le vostre domande e le vostre richieste. Come ha detto molto bene Don Andrea, è un argomento di grande attualità e di grande importanza noi tutti ci domandiamo ma è vero quello che hanno scritto i Vangeli eh, vi racconto un'esperienza di mia nipote diciottenne famiglia cattolica mi dice ma zio eh, ma non potrebbe essersi inventato tutto ma chi ci dice che Gesù Cristo ha camminato sulle acque vedete che eh, una signora eh, mi diceva eh, mia figlia sta preparandosi per la cresima e mi ha chiesto, mamma, ma dimmi la storia vera di Gesù Cristo, non quella che ci raccontano, la storia vera. E io dice, diceva questa signora, mi sono trovata un po' in difficoltà perché non avevo gli elementi. Ecco, allora cercheremo questa sera proprio di rispondere a queste domande, che sono delle domande quindi fondamentali. Ecco. E i Vangeli sono veri. E, il primo presento delle diapositive così diciamo vi sono di aiuto criteri laici degli storici ecco, vedremo questa sera dei criteri laici non i criteri diciamo di fede noi vogliamo entrare in dialogo con il mondo con tutte quelle persone che non sono credenti per tanti motivi e che sono semplicemente degli storici vogliono sapere come sono andate le cose ecco quindi che non è un discorso di fede è un discorso su cui, questo che faremo, dovrebbero essere d'accordo anche gli atei, anche gli scettici, anche le persone di altre religioni. È un discorso laico, da storici. E nella prima diapositiva vi presento eh, l'ossatura degli argomenti che vedremo questa sera, di modo che voi abbiate presente in tre minuti quello che di cui parleremo in 45. Vedremo intanto i manoscritti che noi abbiamo dei Vangeli, perché il testo dei Vangeli eh, è presente qua dopo eventualmente se qualcuno volesse vederlo. Questo è il Nuovo Testamento greco, il testo originale, perché i Vangeli, il tutto il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, eh, però eh, vedete che è stato pubblicato, è pubblicato su un libro di carta, la carta è diffusa in Europa solo dal 1300 è stampato, la stampa è diffusa in Europa solo da 1450 e prima, prima tutti i testi dell'antichità noi li conosciamo attraverso i manoscritti, cioè le copie che sono state copiate a mano da migliaia di amanuensi che nei loro, nelle loro stanze, tante volte fredde, buie, hanno voluto copiare per tramandare di generazione in generazione quello che secondo loro era la cosa più importante. Ecco, e vedremo, questi sono quattro dei manoscritti più antichi eh, che di cui vi spiegherò meglio. Pensate che nel Nuovo Testamento noi abbiamo qualcosa come 15.000 manoscritti, di gran lunga il testo più documentato della storia. Pensate che di Platone abbiamo 11 manoscritti, di Tacito 2, di Virgilio 110, quindi eh, una sproporzione enorme. Poi vedremo, secondo grande pilastro, la madrelingua. È vero che è stato scritto in greco, però è un greco che risente moltissimo del sottofondo aramaico: cioè pensa il corpo è greco, ma l'anima è aramaica. Aramaico ebraica sono le due lingue che, par che parlava Gesù, Beh, sono molto simili. Mettete che l'aramaico è il dialetto orale invece l'ebraico è la lingua scritta. Eh, ufficiale. Ecco, vi farò vedere, non dovete spaventarvi, non è che eh, si deve sapere l'aramaico, ma vi farò vedere proprio le strutture aramaiche dei Vangeli, che dimostrano quindi che sono testi molto antichi. Terzo punto, è la domanda più forte, più importante, ma è davvero accaduto? Eh, allora sapete parlare di tutto quello che viene descritto nei Vangeli è difficile. Io mi concentro sulla madre di tutti i miracoli, il miracolo dei miracoli, che è la risurrezione. Tutto il cristianesimo si fonda sulla risurrezione di Gesù Cristo. Se Gesù Cristo è risorto davvero, allora la nostra fede è fondata sulla roccia. Se Gesù Cristo non è risorto, allora siamo i più infelici degli uomini, come diceva... San Paolo, ecco. E quindi mi concentro sui motivi storici che possiamo addurre a favore della resurrezione. Ecco, vi farò vedere soprattutto il discorso della concatenazione degli eventi, sono criteri eh, che sono stati utilizzati soprattutto dagli storici tedeschi, il Frontissen eh, anche dagli storici francesi, comunque La Tourelle, Università Gregoriana, storici americani, Paul Meyer eh, negli Stati Uniti, eh, autori Jeremias, autori che hanno scritto migliaia e migliaia di pagine su Gesù Cristo. Ecco, dopo io comunque ho dato anche a Don Andrea un, un file in formato Word dove ci sono tutti i riferimenti, perché sapete è difficile in una conferenza fare tutti i riferimenti degli autori. ecco. Questi sono i tre punti che vedremo. Partiamo col primo punto, le fonti storiche. Le fonti storiche, allora noi diciamo che Gesù Cristo quando è vissuto, dunque è vissuto nel periodo che noi tutti conosciamo, grosso modo dall'anno 0 fino all'anno 30, nell'anno 30 in genere si colloca 30-33 la crocefissione poi c'è stato un periodo di predicazione ricordate che il Vangelo è nato dalla predicazione non, non hanno messo subito per iscritto perché Gesù Cristo stesso non aveva scritto allora anche gli apostoli predicavano erano culture orali quelle antiche erano prevalentemente culture orali quindi per 20 o 30 anni gli Apostoli hanno predicato a Gerusalemme, ad Antiochia, a Damasco, e abbiamo quindi, vedete, un, ho indicato con delle frecce eh, la predicazione, vengono formati comunque già delle, eh, delle formule antichissime, recitative, di modo che si potessero imparare a memoria facilmente, perché i rabbini, i maestri di Israele, erano proprio... Eh, approfonditi nella capacità di trovare delle parole chiave, delle assonanze, dei parallelismi, cioè ripetere le parole, ripetere i concetti con due espressioni analoghe. Non date le perle ai porci, non date le cose sante ai cani. Vedete, ripete due frasi, è lo stesso concetto, però lo ripete due volte perché si imprima di più nella mente. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Sono, è la stessa cosa, noi chiediamo a Dio che entri nella nostra vita. Però perché si imprima bene nella mente, Gesù Cristo usa tre espressioni che sono analoghe, sono parallele. Venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome. Addirittura San Luca, eh, noi recitiamo la versione di San Matteo, però San Luca non mette neanche sia fatta la tua volontà, perché lui sa benissimo che nel parallelismo l'importante è un'idea. Dopo che tu la ripeta una volta, due o tre, l'importante è che si imprima che deve venire il regno di Dio, che Dio deve entrare nella tua vita. E quindi avevano delle tecniche che approfondirò meglio. Poi abbiamo i primi testi scritti, le lettere di San Paolo. Siamo nel periodo del 50-64, sono i primi testi del Nuovo Testamento. Poi abbiamo i tre Vangeli, sono chiamati Vangeli sinottici, perché si possono guardare insieme con un unico sguardo, hanno molti punti in comune. Allora c'è il Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca, composti intorno fra il 50 e il 70. Questo è riconosciuto da tutti gli storici. Adesso sulle date sapete è un po' difficile dire con precisione, eh, ho messo delle date approssimative. Poi abbiamo il Vangelo di Giovanni e questo risale alla fine del primo secolo. Quindi vedete come abbiamo una documentazione abbastanza ampia, guardate che sono delle fonti storiche notevolissime. Eh, già queste fonti che ho citato sono sufficienti per dire proprio che Gesù Cristo è una personalità storica. Eh, questo è importante dirlo, ben documentata, perché è venuta qui a Verona la professoressa Scarafia, eh, che è, insegna all'Università di Roma, e ha detto: eh, storia contemporanea, ha detto che fra i suoi studenti i due terzi crede che fra Gesù Cristo e Giove non ci sia questa gran differenza. Cioè non sono neanche convinti che Gesù Cristo sia un personaggio storico. Ecco. Questo vuol dire ignoranza, perché appunto i documenti sono incontrovertibili. Vediamo adesso qualcosa sul come si sono formati i Vangeli. Allora, come è avvenuto che da 20-30 anni di predicazione si sia passati dalla oralità alla fase scritta? Per 30 anni si prolungò la predicazione perché le culture antiche erano prevalentemente orali. La scuola delle forme e della redazione hanno approfondito le tecniche rabbiniche di trasmissione. Ecco, non dobbiamo pensare, perché all'inizio eh, la formgeschichte, la redazione geschichte, erano soprattutto con grandi studiosi come Bultmann, eh, Kesemann, eh, Jeremies, erano grandi studiosi di Belius, von Harnack, eh, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Si sono inventati che c'erano delle comunità ellenistiche, hanno incominciato a, a mettere per iscritto le leggende, i Vangeli sarebbero delle leggende mitologiche sviluppatesi nell'arco di un secolo, un secolo e mezzo, ma non tenevano conto, primo dei papiri che adesso vedremo, e poi non tenevano conto che la predicazione non era affatto una predicazione... Eh, fantastica, leggendaria, anonima, senza controllo, perché i rabbini avevano delle regole precise di trasmissione. Pensate che un rabbino doveva abitualmente ripetere quattro volte il discorso che doveva essere imparato dai suoi allievi e i suoi allievi dovevano impararlo a memoria. Noi non abbiamo l'idea di, perché noi veniamo soprattutto dalla scuola socratica che dice che ciascuno deve partorire la sua verità, ma eh, prima eh, c'era l'idea che eh, il sapere fosse imparare a memoria. I bambini greci, i latini, imparavano a memoria Omero, imparavano a memoria Virgilio e la saggezza era sapere a memoria tante cose. E quindi la predicazione... Eh, vedremo la struttura della predicazione antica, eh, teneva conto di questo fatto che eh, bisognava cercare di controllare quello che veniva imparato a memoria, che doveva essere ripetuto. Vedremo che nel Vangelo ci sono molte formule che sono adattissime a essere imparate a memoria. Del resto noi abbiamo imparato fin da piccolo il Padre nostro. Ah, vedremo delle tecniche che proprio si imprimono facilmente nella memoria. La ripetizione, ad esempio, il parallelismo, vedremo meglio. Le tecniche di trasmissione utilizzavano appunto delle, eh, queste assonanze. Eh, I racconti vengono ripetuti con il metodo, avevano gli ebrei due metodi, il metodo mishnaico e il metodo midrashico. Allora, il Mishnaico consiste nel fatto di raccogliere tutti i racconti che riguardano un determinato argomento. Allora, ho incominciato raccolta delle parabole, raccolta dei miracoli, raccolta dei discorsi, raccolta della passione. Ecco, così si sono formate, appunto, le grandi raccolte. E poi il metodo midrashico, midrash, darash, in ebraico vuol dire cercare, era la ricerca. Loro hanno cercato, eh, sull'esempio che ha dato Cristo stesso, che ha detto ai discepoli di Emmaus, stolti di cuore, non avete capito che nelle profezie il Messia doveva patire. Allora hanno incominciato a cercare le profezie, tutte le profezie dell'Antico Testamento che si riferivano a Gesù Cristo. Pensate che solo nei Vangeli ci sono 90 citazioni, citazioni dell'Antico Testamento e ecco cercavano quindi tutti i passi che si riferivano a Gesù Cristo. Ecco, e i Vangeli sono ricchissimi di questo lavoro. E eh, come ha detto giustamente Cardinal Martini nel suo ultimo libro eh, forse alcuni di voi hanno studiato un po' teologia per laici, sanno che in questi ultimi tempi c'è stata un po' una contestazione perché alcuni teologi dicono ma guardate che non è vero che sia stato proprio Matteo a scrivere il Vangelo di Matteo, Marco a scrivere il Vangelo di Marco, sono state le comunità. Ecco, Cardinal Martini dice ammettiamo pure che ci sia un, stato un intervento della comunità, però guardate che la comunità di Roma dice le stesse, esattamente le stesse cose della comunità di Atene, della comunità di Corinto, della comunità di Antiochia, perché se noi confrontiamo i quattro vangeli, vediamo che addirittura usano qualche volta le stesse parole. E quindi vuol dire che proprio c'era un controllo. Appunto, eh, da, si fondavano moltissimo sulla fedeltà di trasmissione a memoria. Adesso vediamo come si diffondevano i libri antichi. Allora abbiamo fatto una prima premessa dove abbiamo visto che c'erano queste tecniche di trasmissione orale. Dopo, verso il, dunque Gesù Cristo muore nel 30, verso il 50, 60, forse 70, hanno incominciato a mettere per iscritto. Solo che sapete, non avevano la carta, non avevano la stampa, dovevano copiare tutto a mano. E noi quanti manoscritti abbiamo? Perché moltissimi sono stati distrutti, incendi, alluvioni, eh, corruzioni i papiri, perché scrivevano su papiro, il papiro è una palma egizia, però basta che ci sia l'umidità e si sbriciola. Allora solo in eh, terreni secchi viene conservato bene poi scrivono su pergamena, la pergamena è pelle, in genere pelle di pecora o pelle di animale, viene raschiata, poi si passa sopra il, eh, una calce bianca e poi si scrive sopra, però anche questa è soggetta delle usure. Ecco. Allora vedete, eh, qua vi, ho, vi faccio vedere i manoscritti che noi abbiamo nella storia. Nella prima riga, allora, l'originale autografo. Quello che è stato scritto proprio sua mano da eh, Matteo, Marco, di questi non abbiamo niente, sono andati tutti perduti. Guardate che tutti i manoscritti dell'antichità sono andati perduti, non esiste nessun autografo di Cicerone, di Tacito. Pensate che dello stesso Dante non abbiamo il manoscritto originale della Divina Commedia, cioè quello che ha scritto lui. Dello stesso Shakespeare, quindi siamo 1600, non abbiamo... Testi originali qualche lettera, ma i testi originali non li abbiamo perché, appunto, le vicissitudini della storia sono immense. Invece, ecco, abbiamo eh, qui: vi faccio vedere, ve li presenterò meglio. Sono i eh, papiri più antichi, siamo intorno alla fine del primo secolo, inizio del secondo. Poi abbiamo: questo è il codice vaticano B. Questo è il codice sinaitico, il codice alessandrino, sono i codici maggiori intorno al 300. E poi qua un elenco, eh, faccio vedere altri codici. Allora, noi ci domandiamo quanti sono? Una cifra enorme: allora ci sono 5.300 eh, papi, eh, codici manoscritti, 5.300 manoscritti greci, 8.000 manoscritti latini, dei 2 ai 3.000 manoscritti armeni, georgiani, copti, siriaci. Cioè una cifra enorme. Noi non dobbiamo avere nessun complesso di inferiorità rispetto a, a qualsiasi altro argomento eh, laico, a qualsiasi storico laico, perché di gran lunga i Vangeli sono il testo più documentato della storia, più documentato della storia antica. Mi ricordo una volta un signore mi ha fatto subito un'obiezione e mi ha detto... Eh, ma chi erano quelli che scrivevano i Vangeli, che copiavano i manoscritti? Erano monaci benedettini, è vero, la maggior parte degli emanuensi erano monaci benedettini. E allora, dice, eh, questi monaci benedettini, chissà quanti miracoli che si sono inventati per, per far credere alla gente quello che volevano loro, ne hanno inventate di storie. Ecco, questo vuol dire non conoscere niente delle tecniche di copiatura, perché gli emanuensi erano proprio dei servitori della parola, loro non osavano aggiungere niente di loro, si rendevano conto, provate a pensare, proviamo ad medesimarci in un'amanuense, io so che quello che scrivo cambierà la vita di tutti i figli, i nipoti, di generazione in generazione, allora figurati se io mi permetto di inventarmi qualcosa, ma scherziamo, Ecco, questo però non è solo un ragionamento psicologico, bisogna guardare anche ai fatti storici, e cioè di questi 5.000 manoscritti sono stati copiati a Roma, ad Atene, ad Antiochia, Alessandro d'Egitto, e sono tutti uguali, tutti uguali. Questa è la cosa più impressionante. Cioè, eh, si vede una corrispondenza. Sapete, loro eh, non avevano il telefono, internet. Ci mettiamo d'accordo, eh, scriviamo tutti che eh, ecco, Gesù Cristo è risorto da morte. E eh, così la gente ci crede. Lì ciascuno chi scriveva nel chiuso della sua stanzetta in secoli diversi e riportano tutti lo stesso testo. C'erano delle varianti? Beh, ci sono degli errori. Non è che Dio abbia fatto i miracoli, eh, i Vangeli sono tutti perfetti senza errori. Un buono amanuense fa un errore ogni 20 righe. Se cioè poi è stanco alla sera, si può vedere la differenza, alla sera fa un errore ogni 10 righe. E quindi gli errori ci sono, eh, quello è quello inevitabile. L'homoteleuto, due righe finiscono con la stessa parola. E allora qualche manuense ha saltato una riga, eh, l'itecismo. Eh, alcuni pronunciavano Crestos, altri pronunciavano Cristos e allora in qualche manoscritto c'è appunto la I o la E. Però non sono mai errori che intacchino la sostanza. In tutti i 15.000 manoscritti complessivi abbiamo proprio lo stesso testo. Il cardinale Carlo Maria Martini, uno dei massimi biblisti contemporanei al mondo, dice: veramente lo studioso rimane stupito che ci sia stata una tale eh, fedeltà e una tale eh, consapevolezza anche dell'importanza di quello che veniva copiato. Ecco qua, avete eh, il confronto, eh, giusto per farvi un'idea. L'Iliade e l'Odissea, sappiate, questo eh, sono i testi che hanno il maggior numero di manoscritti. testi pagani, scusate, i testi pagani che hanno il maggior numero di manoscritti perché tutti i bambini greci e latini imparavano eh, a scuola l'Iliade e l'Odissea e quindi abbiamo molti manoscritti: 600, e poi Virgilio 110, Platone 11. Ecco, e sono manoscritti antichi? Domanda, sono antichi? No. Ci sono, vedete, Virgilio ha il manoscritto più antico, 350 anni di distanza. Platone 1300 anni, vuol dire Platone scrive nel 300 a.C. Il manoscritto più antico delle opere di Platone è del 1000 dopo Cristo. Quindi vedete c'è una differenza, 1300 anni, di per sé uno potrebbe dire, e in 1300 anni hanno alterato il testo. Ecco. Eh, invece guardate che panoramica, Nuovo Testamento, 5.300 manoscritti greci, 8.000 manoscritti latini, anche qui vicino a Verona abbiamo la biblioteca capitolare, abbiamo il Codex Veronensis eh, che è del IV secolo, ha tutto il Nuovo Testamento preziosissimo in latino. Ecco. E poi abbiamo, vedete, come antichità sono testi antichissimi, adesso vi faccio vedere.